Ecco l'Uber per Lucio Cecchinello. E vai. Si gira. Si gira. Con la macchina. Dritto, in verità. Lucio Cecchinello, che mi sembra di ricordare che sulla pista di Cherez andasse molto forte. Una pista che mi piaceva molto, ho fatto non so quante gare, però devo dire che negli ultimi anni, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, sono sempre andato sul podio, ho vinto oppure ho fatto secondo, terzo, tutte le volte. Ma perché non corri questo fine settimana? Senti Lucio. Diciamo che... Lucio. Con qualche capello in bianco in meno forse. Vabbè, ma col casco non si vedono. Non preoccupate. Lucio, tu hai uno dei team di maggior successo in MotoGP, no? Allora noi adesso ovviamente vogliamo un po' sapere da te qual è la situazione in Honda. Perché? Perché abbiamo visto, guardando proprio le classifiche, che nel Mondiale Marche Honda è in ultima posizione, il che è un fatto assolutamente inusuale. Guarda, è assolutamente inusuale. Diciamo che probabilmente Honda, quando Mark si è fatto male, ricordiamoci che Mark quando si è fatto male stava vincendo a mani basse, perché sì, stava faceva un altro sport, esatto, sì, e quindi aveva un pacchetto estremamente competitivo, parliamoci chiaro. Poi dopo con Marc Marquez e anche comunque con Cal, perché Cal comunque andava, era sempre nei, quando era a posto era nei 5-6, era, abbiamo sempre fatto con Cal 2-3 podi all'anno. Si è fatto male Marc, devo dire che a mio avviso, avendo una moto vincente, perché con Marc la moto era vincente, poi dopo loro probabilmente hanno aspettato il rientro di Marc e hanno continuato un po' a sviluppare la moto, però era sempre in attesa del rientro di Marc. Poi il rientro di Marc sappiamo che si è allungato, i tempi del rientro di Marc si sono allungati per complicazioni ulteriori che sono arrivate, quindi devo dire che probabilmente anche l'impegno sullo sviluppo della moto era stato un attimino ridotto, perché sostanzialmente aspettavano il pilota di punta che rientrasse, e nel frattempo devo dire che gli altri hanno invece approfittato per lavorare molto di più e portarsi avanti. Anche se poi il primo anno che è mancato, l'anno in cui è mancato Mark, il 2020, non andava così male. Nakagami pole position, era molto veloce, anche Alex Marquez, che era ancora nel team ufficiale, dei podi. Ma in effetti sì, però ripeto, se vai a vedere sono gli altri che sono migliorati più di noi, e noi che siamo migliorati non abbastanza. Poi ci aggiungo un'altra cosa, se vai a vedere adesso la classifica è ipercompressa, sì, perché poi di fatto a noi mediamente ci manca mezzo secondo, e solo che mezzo secondo oggi sono 10-12 posizioni. Una volta, quando correvamo in MotoGP con Bradel, il mezzo secondo erano 3 posizioni, quindi la classifica si è compattata così tanto che è un attimo ritrovarsi dietro. E questo fatto, secondo te, che diciamo i primi 10 stiano in 3 decimi, è positivo o no? Diciamo che era quello che probabilmente voleva anche la Dorna, no? Per creare uno spettacolo estremamente avvincente, dinamico e anche poco predittibile, no? Molto 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 incerto, e perché così crei un vero e proprio spettacolo e crei l'aspettativa. Dal punto di vista dei team, devo dirti la verità, non è male avere la possibilità di avere un pacchetto competitivo, perché ci dà la possibilità a tutti di poter essere lì davanti ogni tanto, e quindi oggi sta davanti ogni tanto l'Aprilia, sta davanti ogni tanto la KTM, sta davanti ogni tanto la Suzuki, sta davanti ogni tanto la Yamaha, sta davanti ogni tanto la Ducati, adesso probabilmente
arriverà anche Honda. Parlavo a Portimao con un pilota di cui posso fare anche il nome, insomma, con Lorenzo Savadori, sì, che mi diceva: non c'è niente di più stressante per un pilota che questa situazione, cioè sì, sì, per tu che lo sei stato, cioè essere lì due o tre decimi, essere, cioè per mezzo secondo sei fuori dalla Q2, no? Sì, ti dico, è un po' come la, è un po' come la 125 degli anni tosti, sì, che in pochi decimi ci giocavamo le prime tre file, e devo dire che è un po' l'esasperazione del lavoro che devi fare come pilota, ed è effettivamente stressante. Senti, ma secondo te oggi la Honda, al di là del pacchetto tecnico su cui non voi non potete influire ovviamente, perché saranno gli ingegneri del reparto corse a dover migliorare questa moto, invece dal punto di vista piloti, perché abbiamo visto che comunque anche oggi il Marquez rientrante è più veloce degli altri tre, quindi è comunque un po' avanti, no? Un po' parecchio avanti. 2023 che cosa si pensa di poter fare? Cioè, tu che indicazioni hai avuto? Perché noi parliamo sempre di mercato piloti. È bella la domanda, ma stringendo, cioè, che quali sono i piloti della mia entità? Guarda, noi siamo entrati in una fase di collaborazione molto stretta con Acreci, non l'abbiamo annunciato ufficialmente, ma la notizia che vi do è che abbiamo firmato ad inizio anno con Acreci una collaborazione di 3 anni, quindi noi continueremo con Acreci fino al 2024 compreso. Uh-huh. e poi nell'ambito di questa collaborazione c'è un accordo dove i piloti vengono scelti sostanzialmente da HRC, ma di fatto è nell'interesse di HRC avere dei piloti forti. In questo momento è stato fatto un investimento importante da parte di HRC e anche da parte di LCR, di tutti i nostri sponsor, su due piloti che sono appunto Alex Marquez e Nakagami. Sono gare molto importanti queste, perché in base ai risultati si capirà anche che cosa vuole fare HRC per confermare o meno questi piloti. Noi ci troviamo molto bene, i risultati fatti con Alex Marquez all'inizio della stagione, devo dire, abbiamo fatto un po' fatica, ma è un po' la conseguenza del fatto che stiamo lavorando con una moto completamente nuova. E a Portimao è stato fatto un risultato solido, adesso dobbiamo vedere, e l'obiettivo è quello di riconfermare altri risultati solidi, e la stessa cosa con Taka, che devo dire non ha proprio avuto ancora anche quel pizzico di fortuna che ci vuole per agguantare un risultato di rilievo. Senti, la scorsa settimana a Portimao si è sparsa la voce che Jack Miller, che non si sa se rinnoverà con Ducati, anche se è possibile, diciamo abbia mostrato un forte interesse, un ritorno in Honda eventualmente con te. Tra l'altro tu, Jack, lo conosci molto bene. Allora guarda, assolutamente non ho problemi a dirlo che quando ho visto la notizia sono rimasto un po' sorpreso, infatti ne ho discusso con Honda, con HRC, i quali appunto mi hanno semplicemente detto che non, una notizia che per quello che riguarda per loro era priva di fondamento. Poi non so se il manager di Jack Miller abbia contattato Honda, e se lo ha fatto è giusto che lo faccia, perché sta facendo il suo lavoro. Certo, per un po' come Carlo Pernat che parla con la Suzuki, fa parte diciamo del normale lavoro di manager, no? Assolutamente. Tu sei coinvolto attivamente con HRC nella scelta dei piloti, nel senso che ti ascoltano, ma anche per quanto riguarda eventualmente la conferma o la sostituzione di Paul Espargaró? Cioè, si fidano del tuo apporto di grande manager e anche di ex pilota? Allora,
ti ringrazio, grande manager. Ma gli hai fatto una cosa da Lecco Bardi, sei uno dei team storici. Io ho visto prima di entrare un passaggio di soldi effettivamente fra Lucio e Paolo, 50, adesso ho capito cos'era. No, allora guarda, sicuramente c'è un aspetto importante, Honda per noi è un asset importante nella nostra operatività. E i piloti sono sotto contratto di HRC, fermo restando che anche i nostri sponsor contribuiscono all'operazione, soprattutto dal lato Alex Marquez, e quindi è ovvio che anche noi abbiamo la volontà di sederci a un tavolo e di poter dire la nostra. Ti posso dire questo, che io sono uno che crede molto nell'impegno, nel lavoro e soprattutto non vuole mai buttare via quello che è stato fatto nel passato. Abbiamo lavorato 2 anni con Alex, sappiamo Alex non essere talentuoso come Mark, ma è un ragazzo che si impegna tantissimo. Ha vinto 2 mondiali, no? Ha vinto 2 mondiali, si impegna tantissimo ed è uno che ascolta molto e quando riesce a capire il dettaglio ci lavora sopra e fa lo step. Per cui ti dico, veramente, per quello che riguarda l'ECR, per me, noi vorremmo vedere un Alex riconfermare e crescere e non buttare via 2 anni di lavoro. Ma questa moto è veramente una rivoluzione in Honda, e secondo te quanto tempo anche servirà per metterla a posto? Perché quando si fa un progetto nuovo, test sono quelli che sono, anzi gli hanno anche, è arrivata la notizia oggi che li hanno ancora diminuiti per i prossimi anni. Sì, allora in realtà c'era un obiettivo principale che stava perseguendo la Honda. Sappiamo che abbiamo sempre detto, no? La Honda è una moto estrema che guida solamente Mark. Tant'è vero che Cal spesso si lamentava, diceva questa moto è molto critica sull'anteriore, e in effetti il numero di cadute che abbiamo fatto con Cal anche in con particolare, Mark, ma anche Mark, è importante. Però Mark aveva un grande dono, che riusciva comunque tante volte a salvare la caduta, e l'abbiamo visto quello che riusciva a fare. E poi aveva un dono, che era quello di fare il pick up della moto in maniera molto veloce. Quindi facendo questo movimento riesci a schiacciare la moto, in più fai lavorare una superficie del pneumatico superiore e quindi riesci ad avere l'accelerazione. Immaginati che la Honda aveva sviluppato una moto un po' estrema sulla parte anteriore, proprio seguendo le indicazioni di Mark, perché il suo stile di guida voleva questo. Adesso, visto che ovviamente non può continuare a fare una moto solo per Mark, ha tentato una strada innovativa, che è quella di riuscire a fare una moto più bilanciata e più stabile nella guida per tutti i piloti, e devo dire che il vantaggio c'è. Tutti i piloti sono contenti, soprattutto del maggiore grip sul posteriore. Adesso però, ecco, forse abbiamo perso un po' di quello che era la caratteristica dell'agilità della moto, e quindi, ecco, forse anche Mark deve ritrovare un po' deve ritararsi. Le misure. Senti, nel passato io, quando vedevo Giacomo Agostini che da team manager, no? Quando Eddie Lawson rientrava ai box, lui dava un colpetto con la mano sulla sella per controllare la sospensione, no? Mi ricordo che Eddie si incazzava come una pantera, no? A te non ti ho mai visto fare queste cose qua. No, lo facevo. Lo facevi? Giuro che lo facevo. A Stone glielo facevi? Lo facevo con la 125, lo facevo sempre, era un'abitudine mia, perché era la vecchia scuola, no? Che mi insegnava Domenico Brigaglia ancora, quando correvo con il Team Italia. Domenico mi insegnava a sentire le sospensioni, in particolare quella dietro, sentire un po' la parte negativa, sì, eccetera. E poi dopo mi sono reso conto che nella MotoGP non ho niente da poter non dire, c'è da schiacciare lì, non stiamo so. Parlando di due mondi completamente diversi. Non hai un po' di nostalgia del colpetto, no? Sì, 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 sì.
Beh, la nostalgia c'è perché tutti noi, no, cresciamo e viviamo dei momenti magici con certi periodi. Per me ancora sentire oggi un due tempi in moto mi fa venire la pelle d'oca. Quindi, ma ce l'hai una delle tue moto? Ne avrai? Ne ho, no? Ne ho di moto ne ho una ventina. Ma le riaccendi ancora ogni tanto? Allora, devo dire, è un paio d'anni che non li accendo, però proprio ce l'ho lì nel programma, perché talvolta per mettere in moto queste moto non è che basta solo la benzina. Ci vuole il computer, il palmarino, e la carburazione, la benzina quella giusta, poi bisogna eventualmente smontare il cilindro per scollare le fasce, insomma c'è un po' di lavoro da fare, cambiare l'olio. Però faccio una promessa, quando lo fai ci chiami che veniamo a vederti, potremmo organizzare. No, potremmo che lo fai ci dici. Sì, il mio 125 del 2003 che ha vinto in Spagna, ha vinto il Mugello, ha vinto Le Mans, c'ho il 125 di Locatelli originalissimo che ha vinto al Mugello e ha vinto altri gran premi, c'ho il 2,5 di Stoner, non è originalissimo perché l'Aprilia toglieva le parti, vabbè, mi tolse. L'Aprilia ha venduto 10 moto di spiaggia all'anno, non si capiva quante moto avesse, però comunque l'outlook è quello. C'ho un 2 che ha fatto secondo nel mondiale, c'ho un 2,5 di Depunier che ha fatto terzo nel mondiale. C'ho un 125 mio, il mio 125 del 98 che ho vinto la prima gara, c'ho il 125 del 97 che ho vinto qui a Jerez nel campionato spagnolo. È un po' di moto ce le ho. Che giornata la passiamo. Ci racconti un episodio particolare che hai vissuto, per esempio, come team manager con Stoner piuttosto che con un altro pilota, e un episodio particolare che magari hai vissuto in pista con grandi campioni del passato nella 125, una cosa che ti è rimasta in mente? Per esempio, era leggendario il fatto che delle volte Stoner entrava nei box incazzato nero, buttava il casco per terra, tutte queste cose qua. Allora, la cosa di Stoner che mi ricordo, che è una delle cose che mi impresse di più, la storia del suo debutto in Qatar in MotoGP, la conoscono tutti, ne abbiamo già parlato, sì. Ma un'altra che mi andando indietro, no? Allora, Aprilia mi contatta, mi dice: guarda che c'è un'azienda, Safilo, che sono interessati a sponsorizzare un team in 125 e in 2,5, per cui io vado alla Safilo, organizziamo l'accordo eccetera, quindi io devo trovare i piloti, io e De Angelis in 125 e in 2,5 facciamo con Stoner e David Ceca, questo nel 2002. Ma prima di decidere che era Stoner, chiamo la Dorna, dico: guarda, dobbiamo prendere un pilota in 2,5, vorrei puntare a qualche giovane. Allora mi chiama Alberto Puig, mi dice: guarda, qui a casa mia c'è Casey Stoner che dorme qua dentro il suo camper. Allora io vado a casa di Puig, arrivo nel giardino della casa dei suoi genitori in provincia di Barcellona e vedo un autobus trasformato a camper con dentro un casino della Madonna, un divano, una lavatrice, tutti i vestiti appesi eccetera eccetera, vabbè, e c'era Stoner. Allora gli dico: andiamo a provare a Jerez, organizziamo una prova a Jerez, portiamo l'Aprilia a Jerez. Stoner gira, dopo i primi giri, cazzo, fa subito dei tempi a 0,5 secondo da Melandri, che era con il 2,5 ufficiale, e noi avevamo una moto approntata su così, a 0,4 decimi da Melandri, 0,5 decimi da Melandri. Poi tornava dentro ai box con il freno dietro che fumava. Allora diciamo: guarda che forse tocchi troppo il freno dietro, bisogna abbassare la leva. Allora gli abbassiamo la leva, lui torna dentro ancora, il freno dietro che fumava, porca miseria. Poi dopo ritorna a girare, ritorna dentro, le pastiglie fuse e il freno dietro viola. Cosa sta succedendo? Allora mettiamo un sensore di pressione del freno nella telemetria. Cazzo, questo qua vediamo che aveva uno stile di guida che dentro le curve entrava con il freno dietro tirato, cominciava ad aprire il gas con il freno dietro tirato, al 100% dell'apertura del gas aveva il 90% della pressione del freno dietro tirato, e appena che mollava il freno schizzava via la moto in un'accelerazione incredibile.
E questo stile di guida abbiamo capito che era il segreto di Casey Stoner per andare forte. E chissà, lo usava magari anche in MotoGP, perché... Ma sono sicurissimo che la Ducati non la guidava nessuno, perché dicevano che in quel periodo del 2007 era molto scorbutica, e lui riusciva a guidarla perché il controllo di trazione ce l'aveva nel piede. Paolo, sì. Adesso che vai a farti la giornata in pista, ricordati sempre il piede sul freno. E soprattutto... 90% di gas, certo, 90% di gas. Devo levarlo, no, 100% di gas e 90% di pressione. Vabbè, dai, va bene. Adesso devo tirare giù 30 secondi. Guarda, e noi siamo proprio arrivati, abbiamo portato giusto Lucio in circuito e qua ci dobbiamo spegnere. Ci salutiamo. Un abbraccio, Lucio, soprattutto grazie per mille, questo Lucio. Aneddoto meraviglioso e soprattutto che non conoscevamo. No, questo è bellissimo. Questo è bellissimo. Ah, poi c'erano le notizie, ci sono andato bene. Vabbè, un caffè. Adesso non strapparci il filo. Ah, è vero. Che questo costa. Ciao ragazzi. Grazie Lucio, ciao. Grazie. Ciao.